Domenica prossima, in piazza Plebiscito, dalle 10 alle 19, ritorna la campagna di screening per l'udito Nonno Ascoltami. La particolarità di questa campagna è quella di portare i medici in piazza. Realizziamo in piazza un vero e proprio ospedale da campo, con gli specialisti otorini. A Napoli abbiamo tantissimi medici che scenderanno in piazza con noi, che si rivolgono direttamente ai cittadini. I cittadini hanno un contatto diretto con il medico e in questo modo cerchiamo di aiutare la gente ad affrontare un problema difficile come quello dei disturbi uditivi. L'evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero della Salute e realizzato con il supporto dell'OMS. Questa iniziativa che cos'è? Qual è il valore? È un valore di informazione e di stimolare i cittadini a salvaguardare la propria salute. Su questo chiaramente sono coinvolte le strutture sanitarie e l'aspetto importante, mi sembra, di questa iniziativa di Napoli è che tutte le strutture universitarie e ospedaliere della Regione Campania sono coinvolte. Bisogna comprendere che la funzione uditiva ha un ruolo importantissimo per quanto riguarda la normalità cognitiva di un individuo. Se voi pensate che in alcuni studi che abbiamo condotto proprio io con il mio gruppo, nei pazienti con un iniziale Alzheimer la perdita uditiva peggiora l'Alzheimer, mentre quelli che sono stati protesizzati si stabilizzano. Nonno Ascoltami coinvolge non solo gli anziani ma anche adulti e bambini. L'udito per gli anziani è qualcosa di più, non è soltanto quel senso che ti consente di ascoltare ma anche di relazionarti con il resto delle persone e quindi è una cura particolare che si ha nei confronti delle persone affinché loro possano continuare in un invecchiamento però attivo, in un invecchiamento in cui la relazione, che ha un'importanza così rilevante, possa essere ancor più valorizzata. Ci saranno anche delle iniziative a favore dei bambini perché la relazione è proprio questo, e quindi non soltanto prevenzione, cura, trattamento, consulenza, ma anche proprio un'attenzione particolare alla relazione.